Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Io sono Laura e la volta scorsa ti ho portato una video recensione, quindi un video diverso dal solito sul mio canale, nel quale ti ho fatto vedere qual è la mia esperienza personale con dei mini wallet che sto utilizzando ormai da diverso tempo. Il brand è un brand tutto italiano perché stiamo parlando di Moero e in questo video, in questo nuovo video, andrò a riparlarti di questo brand perché la mia recensione, che ti lascio magari qua sopra, così se non hai ancora avuto modo di vederla lo puoi fare adesso, è molto piaciuta allo staff di Moero, il quale mi ha proposto di testare il loro nuovissimo modello. Quindi io ringrazio ovviamente Aurelio e Stefano e tutto lo staff per avermi dato questa possibilità, per cui andrò a farti vedere il nuovo modello, chiaramente. Andrò a farti vedere in che cosa differisce dal modello solito al quale siamo abituati e poi andrò a darti la mia opinione, ok? Il mio punto di vista dopo averlo testato. Ma tutto questo dopo la sigla. Ed eccoci qui per parlare finalmente di lui. Partiamo dalla scatolina che comunque è identica a quelle che vi ho già fatto vedere nella recensione precedente che vi lascio qua sopra, quindi vado velocissima, non faccio l'unboxing, tanto ormai lo sapete, troviamo come sempre i ringraziamenti per l'acquisto con tanto di sito moero.it e naturalmente sempre il certificato di qualità del pellame. Ma mettiamo da parte queste cosine ed andiamo subito a mostrarvi il protagonista di questo video. Finalmente, eccolo qua, il nuovissimo Moero Plus o Plus, come preferite dirlo, non importa. Vedete in tutto il suo splendore, veramente molto elegante, un oggettino sicuramente di tendenza che anche questo a mio avviso non passa inosservato. Una sorta di test di esperimento che l'azienda sta facendo, infatti è il primo esemplare di questo modello e per adesso lo troviamo disponibile soltanto in questa variante e in questa colorazione. Ovviamente poi se lo ordinate dal sito vi lascio come sempre tutti i link sotto al video, potete scegliere la colorazione del protettore delle carte che più vi piace. Come potete notare, ci sono delle differenze proprio a livello costruttivo rispetto al modello al quale ci hanno abituati. Prima su tutte la chiusura, che non è più di lato per questo modello, ma è posta sul davanti. Allora, come sempre, la maniacalità nella costruzione e l'attenzione nei dettagli, perché vi faccio vedere che anche qui ovviamente il bottoncino è sempre marchiato Moero, è presente il logo del brand anche qui davanti, anche naturalmente di fianco al card protector che è uguale, rimane invariato, è assolutamente uguale agli altri modelli e naturalmente la zip, perché stiamo parlando di un Moero Plus, quindi non poteva mancare la zip. E ovviamente anche qui il dettaglio, il marchio Moero sia da una parte che dall'altra. Cuciture, vedete tutto perfetto nei minimi dettagli e poi lo sapete già, io adoro la colorazione che regala il pellame Saffiano Black Premium perché appunto è qualcosa di eccezionale. Quindi sempre antigraffio, non correte il rischio di rovinarlo a contatto con chiavi e quant'altro. Secondo me questo modello farà furore anche tra il pubblico femminile perché effettivamente a guardarlo non sembrerebbe un wallet, sembra quasi un'agenda, è veramente molto molto carino. Andiamo poi a descrivervi appunto le sue caratteristiche perché abbiamo detto che differisce per diverse cose rispetto al modello base. Modello base che proprio casualmente ho qui con me. Questo vi ricordo essere il mio Moero principale, quindi neanche farlo apposta lo avevo scelto a suo tempo della stessa identica colorazione, stesso pellame, quindi non poteva uscire una recensione migliore. Quindi, come vedete, appunto il bottoncino non è più di lato come abbiamo detto, lo mettiamo qui, ma è posto davanti. Perché questa scelta?
Perché cambia l'interno? Andiamo subito ad aprirlo. Cosa troviamo all'interno? Troviamo sempre il nostro card protector, sempre ovviamente RFID protector, quindi con schermatura, così le vostre carte sono al sicuro. Carte, e io ci metto anche il codice fiscale dotato del chip, quindi così anche i miei dati personali li tengo al sicuro. Notiamo subito poi da questo lato una simpatica taschina che lascia intravedere quello che può essere magari un documento. Io ci ho messo la patente, ve la faccio vedere, tolgo un attimo il documento. Vedete, è proprio una tasca in pelle dotata appunto di questo retino che lascia intravedere i vostri dati. L'ideale secondo me per un documento, appunto. Poi chiaramente se avete l'esigenza di leggere dovete tirarlo fuori. E anche questa, ragazzi, a me piace, a me personalmente piace come stile. Continuando, lui si apre a libro e a differenza dell'altro notiamo subito una taschina che qui si va quasi a nascondere nel tessuto interno, che non è più velluto come l'altro, ma è una sorta di velcro. Comunque lascia un bel touch and feel anche questo, è gradevole al tatto, sul quale io ci ho messo in questo caso la mia carta d'identità. E poi la novità assoluta di questo modello è proprio questa tascona gigantesca nella quale possiamo andare a riporre i nostri soldi, le nostre banconote, che finalmente, per chi ama questo tipo di gestione appunto delle banconote, è in maniera classica. Quindi vi faccio proprio vedere quando devo prendere i contanti, non devo fare altro che aprire e in maniera molto classica prendere le mie banconote. Qui in mezzo potrebbe essere una taschina in più, una taschina nascosta dove poterci mettere magari qualche bigliettino da visita. Vedete, potete tranquillamente fare così e richiuderlo. Notate le dimensioni, perché il bigliettino da visita, in questo caso i bigliettini che trovate nel cartoncino, sono più grandi addirittura del wallet, quindi è pazzesco. Io la prima impressione, la primissima impressione che ho avuto quando ho aperto la scatolina, quando l'ho tirato fuori, è stata: wow, ma è veramente piccolissimo! Cosa che mi è stata confermata anche quando l'ho aperto, perché veramente devo fare i complimenti a Moero perché è riuscita a mantenere le stesse dimensioni dei Moero tradizionali. Vi faccio vedere, infatti ho preso qui apposta il mio principale perché come dimensioni, vedete, sono praticamente identici. Addirittura forse di qualche millimetro in altezza è un pochino più alto il Moero, quello tradizionale. Però come dimensioni, vedete, come larghezza siamo praticamente lì. Ovviamente come spessore, essendoci su questo un doppio giro di pelle, di qualche millimetro va a dispessirsi. Però ragazzi, specialmente vabbè, per una donna non ci interessa perché tanto lo portiamo nella borsetta o nel marsupio, quindi non ci facciamo neanche caso. Però essendo così piccolino, anche per un ragazzo che lo tiene in tasca, vi assicuro che non si sente la differenza. Voglio parlarvi che l'altra volta nella recensione precedente ho omesso questa cosa e mi è stato anche fatto notare, tra l'altro, giustamente. Voglio parlarvi un attimo del card protector, perché sì, vi ho detto che ha la schermatura per tenere al sicuro i vostri dati, ma non vi ho fatto vedere come funziona, anche se ormai di video dedicati a questi wallet ce ne sono tantissimi. Però, siccome è stato uno dei motivi che mi ha fatto passare a questo brand, è anche giusto da parte mia dirvelo. Allora, Card Protector, che è della stessa identica grandezza rispetto al modello di base, non cambia assolutamente niente, anche il funzionamento resta invariato, che l'azienda vi consiglia, c'è proprio il talloncino all'interno della scatolina che vi dice fino ad un massimo di 6 carte. Io in questo momento lo sto utilizzando con ben 7 carte, di cui due hanno i numeretti in rilievo e vi faccio vedere come il meccanismo funziona sempre bene e non ha nessun tipo di inceppamento.
pulsantino che appunto premendolo in giù ci consente l'uscita delle carte in una sorta di reggiera, in una sorta di scaletta. Poi nel momento in cui io lo richiudo, questo stesso pulsantino mi va anche a fare da blocco, quindi da fermo per le mie carte, in modo tale che se mai vi venisse in mente, non so chi lo faccia, ma nel dubbio, Moero ci ha pensato, vi venisse in mente di fare così, vedete anche proprio con forza, è praticamente impossibile che le carte tendano ad uscire, proprio per questo fermo che è tra l'altro un brevetto proprio di Moero. Quindi, detto questo, adesso voglio parlarvi appunto della mia esperienza personale. Ovviamente anche la zip dietro è della stessa identica grandezza, non cambia assolutamente niente. Sempre con il soffietto laterale, vedete che consente appunto una maggiore apertura del taschino, è assolutamente uguale, non cambia nulla. Passiamo adesso alla mia opinione. Dopo averlo testato, vi dico come mi sono trovata rispetto al mio modello base. Allora, premettiamo subito una cosa, cioè questo tipo di wallet sono stati creati sì per la compattezza, per chi è amante appunto di non portarsi dietro tanta roba, per chi ama il piccolo, ma soprattutto per una questione di privacy. Infatti, questi portafogli sono proprio progettati in maniera tale da non far vedere i fatti vostri, ok, come si suol dire, se siete in giro, quindi se siete in posti affollati. Immaginate per esempio di dover pagare e di essere in fila da qualche parte, soprattutto per chi ama pagare sempre con la carta, facendo questo semplice movimento, sia nell'uno che l'altro modello, chiaramente io prendo la mia carta, pago, la rimetto dentro quando finisco di pagare, richiudo e come vedete ho effettuato questa azione senza assolutamente dover aprire il portafogli, quindi nessuno sa quello che io ho all'interno. Alla stessa maniera, se siete al bar e dovete pagare il caffè, avete la possibilità, grazie alla zip, di tirare fuori, adesso va bene, non ho un euro, però di tirare fuori l'euro, di pagare e anche in questo caso nessuno ha visto cosa c'è all'interno del wallet perché avete effettuato il pagamento senza dover aprire il portafogli. Fatta questa premessa, vi dico che come mi sono trovata nell'utilizzo quotidiano? Beh, devo dire, bene, perché comunque il portafogli è sempre creato con la stessa concezione, ma per l'utilizzo, ecco, diciamo così, per l'utilizzo, per le esigenze mie personali, vi devo dire che quasi quasi preferisco il Moero tradizionale e vi vado subito a spiegare perché. Allora, a livello costruttivo, se voi vedete, il modello base ha il card protector e poi solo diciamo un foglio, ok, di pelle, non so come dire, questo pezzettino di pelle che è più corto, mentre invece il plus ha il doppio giro, ok, quindi ecco spiegato il motivo per cui non potevano fare la chiusura laterale, ma hanno dovuto per forza di cose farla frontale. Però se da una parte questo qui, questo portafogli qui vi dà più privacy, nel senso che anche se dovete prendere il documento, quindi dovete aprire il portafogli, in questo caso, se vi serve la patente o comunque il documento lo avete qui, già così si intravede, basta solo che lo uscite e anche qui è impossibile che qualcuno veda quante banconote ci sono all'interno. Alla stessa maniera, se voi lo aprite, vedete in questo caso le banconote sono di taglio abbastanza piccolo, quindi anche aprendolo, se dovete tirare fuori questo documento in questa taschina, ancora nessuno vede niente. Per fare in modo che la gente si faccia gli affari vostri, qui dovete proprio andare ad aprire e prendere in maniera classica le banconote. Quindi, sotto questo punto di vista, qui sicuramente avete più privacy. Ma vi posso dire che questa cosa io l'ho risolta anche con questo, perché è vero che qui la differenza è che se siete abituati a portare le banconote in maniera classica, come aprite i portafogli qui avete subito in vista le banconote che
vi portate dietro, che potrebbe essere un vantaggio nel caso in cui abbiate la necessità di capire subito quanti contanti avete dietro. Ma questa cosa si risolve facendo così. Io posso anche ripiegare così i soldi in modo tale che anche qui, se vi serve il documento, non riescono a capire, anche se dovete prenderlo da questa tasca, non riescono a capire quante banconote avete dietro. Io avevo già risolto questo dilemma perché mi piace in questi portafogli portare le banconote così. Quindi, in pratica, ripiegandole in questo modo e mettendole così, praticamente quando vado ad aprirlo, vedete, anche se devo prendere questo documento, facciamo caso, nessuno può vedere quante banconote utilizzate. Così come voi lo aprite, e comunque avete comunque la parte qui che ve li nasconde, quindi anche questo modello secondo me come privacy non è male. Ma le cose, tra virgolette, difetti, ma che non si possono neanche chiamare difetti, che ho riscontrato io sono il fatto di aver mantenuto queste dimensioni così piccole fa sì che le taschine siano proprio piccolissime. Difatti, la prima impressione anche da aperto che mi sono detta è stata proprio quella di caspita, è proprio piccolissimo questo portafogli. Perché vi faccio vedere. Qui vedete, se io provo a far uscire il documento, vedete che praticamente nel taschino ci entra proprio per un pelo, vedete, ci entra proprio, è fatto proprio su misura. Va bene che c'è da dirlo, la pelle con il tempo più la usi più diventa bella e con il tempo va un attimo a rendersi più elastica, quindi metti caso che comunque col tempo poi avrete sempre meno difficoltà nell'inserirla ed estrarla, questo va detto. Però vedete che all'inizio proprio da nuovo fate un pochino di fatica. D'altronde la parola chiave di questi portafogli è piccolo, quindi non potevano farlo di 1 mm in più perché altrimenti andava a compromettere, qui vedete, la piega. Alla stessa maniera anche questa tasca che è nascosta quasi dal velluto, ve la voglio fare vedere senza la tesserina, vedete, fa un po' di fatica all'inizio a venire via. Io ci ho messo i bigliettini da visita che nel Moero classico mettevo dentro una delle due tasche, qui ho dovuto improvvisare in qualche modo. Vedete, è quasi nascosta la tasca. E anche qui vi faccio vedere il documento che ci passa proprio a filo, vedete. Però anche qui stessa cosa, non potevano farla più grande perché altrimenti compromettevano la piega. Un'altra cosa che personalmente ho riscontrato e che mi fa preferire quasi quasi questo è stata anche la zip. Io sono amante ancora dei contanti, ok? Perché ho più regola personalmente nelle spese che vado a fare. Quindi cerco di pagare poco con la carta, però le ho, cioè ne ho tantissime, quindi è perfetto questo portafogli anche per me. Perché vi faccio vedere una cosa, sul Moero tradizionale, considerate che questo ormai io ce l'ho da un anno e quindi il pellame è ormai morbido. Su questo, guardate se io vado ad allargare la taschina che è delle stesse identiche dimensioni, quanto posto ha. Ci stanno veramente tante monete, l'azienda dichiara credo fino a 10, ma qui ce ne stanno veramente un bel po', ve lo dico. Anche perché, essendo questa struttura fine rispetto all'altro, vedete, c'è solo qui il come si può chiamare il pezzettino, ecco, che porta il bottoncino, che è comunque fino, che fa parte tra l'altro dello stesso foglietto di pelle. Tant'è che io addirittura porto i documenti in questa tasca, mentre qui per lasciarla ancora più morbida ci metto i bigliettini da visita in modo tale che non ho un qualcosa che mi va ad irrigidire ancora di più questa parte, ma la tengo proprio morbida. Questo mi dà proprio modo, visto che le monetine ci sono inevitabilmente perché tra resti e quant'altro le abbiamo sempre, questo fa in modo appunto di
allargare ulteriormente la taschina. Infatti vedete che questa parte tende ad alzarsi proprio perché è pelle, è morbida, quindi mi trovo bene. Ma cosa succede nel Moero Plus? Nel Moero Plus, per quanto io cerchi di allargarla, la parte qui è talmente rigida che più di tanto non vi consente di allargarla. Adesso non vi faccio il test cambiando le monetine perché fatalità non ho da 1 e da 2 euro perché le ho scambiate oggi in pausa lavoro, quindi ho tutte monetine piccole e non avrebbe senso, insomma, stare qui a cambiare. Però vi faccio vedere, siccome la struttura qui è diversa in quanto a differenza di quello, qui abbiamo un doppio strato di pelle, proprio perché ho la pelle questa, ok, esterna, e poi ho anche il pezzo di pelle, questo che mi serve per le banconote, quindi è proprio un doppio strato di pelle che è ricucito, vedete, tenuto unito, e in mezzo però c'è questa linguetta, ok, che mi consente poi di tenere unita la struttura. Ma questo punto qui in particolare non è morbido perché altrimenti non, cioè, si staccherebbe subito, è ben fissato, vedete, con le cuciture, è assolutamente ben fatto. Però questo fa sì che questa parte sia molto più spessa rispetto a quella. Ecco perché a parità di dimensioni, anche se io tento di allargare più di tanto non riesco a farci stare tante monete, tant'è che l'altro giorno avevo delle monete da 2 euro e da 1 euro, mi pare che più di 4-5 non sono riuscita a fargliele stare e comunque una volta chiusa la taschina si vedevano proprio in rilievo, cosa che qui invece non ho riscontrato perché qui ce ne stanno molto di più proprio per questo motivo. Detto questo, sono assolutamente due prodotti interessanti. Il nuovo Plus è assolutamente, secondo me, esteticamente pazzesco perché penso che questa linguetta con questo bottoncino in avanti gli dia proprio quel tocco in più di eleganza. Per cui vi lascio comunque sempre sotto tutti i riferimenti per poterli ordinare. Qui dovete proprio fare una scelta a seconda delle vostre esigenze. Adesso alle mie considerazioni finali. Lo consiglierei? Beh, assolutamente sì, anche perché come design io lo trovo veramente molto elegante e vi fa fare sicuramente una ottima figura in qualsiasi posto voi andiate, piuttosto che un aperitivo, non lo so, qualsiasi cosa, lui la sua figura indubbiamente la fa. Anche l'altro, però, visto che stiamo parlando di questo. A chi è rivolto secondo me? Perché questa è la questione. Penso sia più una cosa legata alle vostre abitudini, ma più che altro, secondo me, questo nuovo modello, il Moero Plus, va a mirare, si rivolge di più a tutta quella parte di persone che ancora non si sono avvicinate a questo tipo di prodotti perché magari non si sentono sicure con il portabanconote che c'è nel modello base, quindi in ABS, magari è un sistema, una gestione di banconote che non li convince più di tanto. Ecco che qui con il nuovo, appunto, come vi ho fatto vedere, porta banconote classico, andiamo, secondo me, Moero va, secondo me, a pensare proprio anche a quella parte di persone. Poi, ovviamente, adesso è un test, quindi in base anche alle vendite l'azienda vedrà cosa fare, quanto ampliare questo modello e secondo me se verranno fuori anche colorazioni più femminili come potrebbero essere per esempio, non lo so, il bianco, il rosso o il rosa, farà veramente il botto. Con questo è tutto, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Grazie ancora a Aurelio e Stefano e tutto lo staff di Moero.